È vergognoso. È semplicemente vergognoso che tu non riesca a far nulla per nostra figlia. Perché è ammalata? Peggio, è zitella. Io cosa ci posso fare? Aiutarmi a trovarle un marito. Sono 19 anni che mi affanno a cercarlo. Sì, Elisa ne è appena 18. E tra poco 19, poi 20, e poi 30, e poi... Elisa? 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 Cosa vuoi, mamma? Sto leggendo. E lasciala un po' in pace. Da che mondo è mondo, le ragazze hanno sempre risolto da sole questo problema. Prima o poi verrà un marito anche per lei. Ah, credi, eh? Mm. E allora ecco, tieni, leggi. Ma cos'è? Leggi. Ma chi sono? Gli scapoli del paese in posizione di ammogliarsi. 1878, 1879, divisi per classe. E questi? Dal 1865 in giù, la riserva. E i cancellati? Riformati, forse? Abili, ma si sono fidanzati uno dopo l'altro. Ah, e avevi addirittura una lista? Naturalmente, ogni madre ne ha una. Quando non l'ha scritta, l'ha nella testa. Ah, l'aveva anche tua madre? Allora? Certo. E c'ero anch'io? Capolista. Ah. La riserva. Ci abbiamo la stessa età. Per mia madre, eri debole di costituzione. Ah, non faceva complimenti tua madre? Oh, a testa in fiori! A testa in fiori! Martino! Eccomi pronto! Come sono duri di bocca questi cavalli! Certamente, signorina, appartenevano all'esercito! Che bel museo! Mancava solo tua nipote. Poteva restarsene in Ungheria. Già, volevi che negassi un mese di ospitalità alla figlia di mia sorella? In due settimane ha rifiutato tre partiti. Tre rifiutati! Lascia stare i fiori, te l'ho detto. Ma sono questi maledetti fiori la causa di tutto. Dovevi dare anche ad Elisa un'educazione adatta. Mandarla a cavallo, dare delle feste. Qua non succede mai niente. E cosa vuoi, un terremoto? Voglio un marito. Ah no, che l'è matta. Ma prima di partire, perché mi hai preso il libro? Il conosco ce l'ho ancora un poco. Siamo all'ultima pagina. C'è di ritorno dalla tua passeggiata. Ah, oh, un cavallo impossibile. Sta a sentire, è la scena finale. Gastone, il tenente dei lancieri, le sussurrò in un anelito supremo. Ti amo, ti amo, tia. Dall'accampamento giungeva un suono di tromba. Era il segnale della dunata. Gastone si staccò da lei e disse: il dovere mi chiama. Il dovere mi chiama. E la tromba dei lancieri suonava la dunata. E poi? Peccato, manca l'ultima pagina. E come finisce? Oh, come finiscono tutte queste storie. Sposa il tenente. Io preferirei un tenente dei dragoni. E tu? Io. Un tenente medico. Medico? E perché non dici un veterinario? Francamente preferisco i dragoni. Ma che? Un bel tenente dei lancieri che ti dice ti amo.
e la tromba dei lancieri suonava la dunata. Faccio proprio il suono di una tromba. Anche a me. Fra poco finirete col sentire la voce del tenente dei lancieri che dice ti amo. Peccato che queste cose accadano solo nei romanzi. E perché? Via, l'amore non può arrivare così, tutto a un tratto, come una febbre. E invece è proprio così, una febbre che ti coglie d'improvviso. Ne so qualcosa io. Come? Tu? Sì, proprio io. No. Eccolo qua. Un bottone? È di lui. Lo tengo sempre qui. Sul cuore. Sul fegato, direi. Non importa. È ricordo che ho sempre con me. Bel ricordo. Un bottone. Almeno fosse d'argento. È nichelato. Gli si staccò dalla giubba della divisa il giorno che venne a trovare sua sorella in conservatorio. Lancieri? Sì. Tenente. Magnifico. Gli si staccò il bottone e io salì in camerata per prendere l'ago, tornò in parlatorio e... Non c'era più. Sparito. Sì. Ma scusa, l'hai visto una sola volta e ti sei innamorata di lui? Sì, è lui di me. Come fai a saperlo? L'ho sentito. Un colpo al cuore, come una scossa elettrica. Anche lui l'ha sentita, ne sono certa. Poi l'ho rivista ogni notte. No. Dove? Passeggiava giù nella strada, avanti e indietro. Ogni notte. E tu lo vedevi? Io? No. Era tutto buio. E allora? Lo sentivo. La sua ombra mi dava la scossa elettrica. Poi seppi dalla sorella che era partito col suo reggimento. Da quella sera l'ombra non tornò più. E la scossa elettrica? Nemmeno. E come si chiamava? Alfredo? Romeo. Curzio. Curzio? Cosa c'è? Signorini, che c'è? È venuto il borgomastro. Il borgomastro? A che fare? E dov'è? È nella villa. Andiamo, muoviti. Don Claudio, davanti a voi non c'è solamente il borgomastro, ma il braccio destro dell'ufficiale degli alloggi. Fra un'ora il paese sarà invaso. Invaso? Da soldati, da cavalli, da cannoni. Cannoni? I cittadini sono obbligati a dare l'alloggio ai signori ufficiali durante le grandi manovre. Come? Il comune vi ha assegnato solamente 4 ufficiali qui elencati. Buongiorno. Scusate, avete detto 4 ufficiali? Sì, sì. E tutti qui a casa mia? Tutti qua, tutti e di qua. Che arma? Dei lancieri, non mi fate niente, scusate, non posso, devo andare al municipio. Lancieri. 4 ufficiali? Ha detto 4 ufficiali. Ne ho conosciuto uno con degli speroni lunghi così. Francesca! Saranno giorni di festa! Ma cos'è questa? Un'altra lista? È la nuova lista! Lascia fare a me! Francesca! Anna, ma dov'è Francesca? Ritorna subito. Signora, posso andare dalla sarta a ritirare il mio vestito nuovo? Beh, va, ma fa presto, mi raccomando, vero? Grazie. Giulia! Ma insomma, muoviti, tartaruga! Bisogna cambiare tutti i fiori! Ehi, voi! Dico a voi! Che cosa fate? Fate presto, che tra poco saranno qui! Tra poco saranno qui! Come mi sento emozionata! Claudio! Che c'è? Presto, il denaro! Ma se ti ho dato il mensile ieri! Ma sono spese straordinarie! Cos'è, immaginavi di divertirti gratis? Ah sì? Allora chiami divertimento tu! Ancora! Rosa! Signora? Ammazza i polli! Tutti? Ma che tutti? Per 4 ufficiali! Zitto tu! Mi raccomando la cucina, eh? Ci penso io, signora. Quando si tratta della famiglia, tiro via. Ma per i militari faccio la cucina con tutto il cuore. Signora? Beh, signora. Cos'è?
Cosa vuoi? Non sono rimasta che 100 bottiglie. Basteranno? 100 bottiglie? Oh, per carità, comprane altre 100. Sì. Ma dico, ma siete impazziti tutti? No, signori, io so benissimo quello che si deve alla patria. Ah, beh, beh. No, insomma, Claudio, Claudio, su, andiamo. Coraggio, invece di stare allegro. Ah, allegro? 4 ufficiali giovani con una figlia in casa, un'istitutrice, una nipote e una moglie sì, che è ancora piacente. Lo puoi ben dire, sicuro, che è ancora piacente. Sicuro, lo puoi ben dire. E diciamolo. Dico, ma tu sei la fine del mondo. Ma insomma, cosa significa? Che vuoi dire, zio? Ma questi vestiti? Chi vi ha detto di mettervi questi vestiti? No. Cosa c'è di strano? Forse che una ragazza non può cambiare d'abito. Ah, già, soprattutto quando stanno per arrivare degli ufficiali. Gli ufficiali? Ah, povero, me sono impazziti tutti qua. Tutti. Permesso? 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 Ah, scusate, siete il padrone di casa. No. Ah, beh, allora. Ma cosa volete? Io sono il nuovo farmacista del paese ed ero venuto per... Stiamo tutti benissimo, ripassate domani e forse... No, io non ero venuto per questo, no. Io ero venuto per... Ma scusate, siete il padrone di casa? Lo ero. Ah, e allora... Onorevole... Animato dal vivo desiderio di entrare in relazione di amicizia con le più cospicue famiglie di questa città, alla quale sin da questa mattina io ho l'onore di appartenere come concittadino, io mi prendo la libertà di presentarmi a voi. Oh, questa l'ha imparata a memoria. Ma prima permettetemi di fare due passi in più. Dai più teneri anni della mia giovinezza, trascorsi nella dorata terra natia, lungo le belle rive del Danubio, oltrepassata l'imboccatura del Tibisco, io mi sono... Zio! Zio! Oh, scusa! Mia nipote! Piacere. Dunque, senti, questo è il nuovo... Dove andate? Ah, ecco qua. Questo è il nuovo farmacista dell'imboccatura del... Tibisco. Ecco, del Tibisco. Tibisco. Con permesso. Prego, prego. Onorevole signorina. No, più a destra, più a destra, più a destra. Onorevole signorina, animato dal vivo desiderio di entrare in relazione di amicizia con le più cospicue famiglie di questa città... No, no, alla... più alto, più alto. Onorevole signorina, animato dal vivo desiderio di entrare in relazione di amicizia con le più cospicue famiglie di questa città, alla quale sin da questa mattina io ho l'onore di... Prego, l'onore è tutto mio. No, io intendevo dire l'onore di appartenere come concittadino. Aiuto, aiuto! Ma niente! Oddio, che paura ho avuto. Ah, non è niente, non è niente. La signorina Agnese, istitutrice, il nostro nuovo farmacista, con permesso. Prego. Scusate un momento, prego. Con piacere, con piacere. Onorevole signorina, fin dai più teneri anni della mia giovinezza, trascorsi nella dorata terra natia, lungo le belle rive del Danubio... Il signore è il nuovo farmacista e desidera dirti ciò che gli è capitato nella sua giovinezza. Con permesso. Oh, scusate. Prego. Grazie. Mi ascolta? Ah, no. Io non dirò una parola di più. Non vi fa piacere parlare con me? Oddio. Ecco. E allora sediamoci di là. Volentieri. Dunque, voi siete il nuovo farmacista? Sì, signorina. Grazie. Spero che vi troverete bene in questo paese. Oddio, se tutti gli abitanti fossero gentili come voi, signorina. Siete galante. E sapete ballare? Ah, sì. E voi? Adoro il ballo. La polca? Sì, la polca. Ah, straordinario. Abbiamo gli stessi gusti. E ditemi, come vi piace di ballarla la polca? Al diritto... O al rovescio? Al rovescio? Ah, meraviglioso. Al rovescio anch'io. Posso farvi una confidenza? Vi ascolto. Un momento fa io ero disperato. Oh. Sì, se io mi sentivo così estraneo al paese, invece adesso, ecco, è come se vi avessi sempre conosciuta. No. Cosa? Ma è proprio come dice Ilka. Ilka? E ditemi, quando mi avete vista, non avete sentito come una scossa elettrica? Ah sì, l'ho sentita subito. Lo sapevo. Al cuore, vero? No, 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 piuttosto al gomito. Al gomito? Sì, sì, poco fa, passando, qualcuno mi ha urtato con una sedia, allora... Elisa, ragazzi! No. Elisa, dove sei? Elisa, andiamo! Cosa c'è? Questa!
apriamo le finestre. Vieni. No. I miei fiori! Avete strappato i miei fiori? Ma cosa volete fare? Sono per i soldati. Per buttarli sui lancieri vittoriosi. Ma no, ma sono cose che si fanno soltanto in tempo di guerra. Ma non possiamo mica aspettare che scoppi la guerra. Ma che... Onorevole signore. Ah, no, eh? Chiedo scusa. Posso presentarmi? Prego. Sono l'ufficiale addetto agli alloggi. I miei camerati mi chiamano semplicemente Gastone. Prego di scusarmi per il disturbo. Anzi, nessun disturbo. Non ci eravamo nemmeno accorti del vostro arrivo. È vero, Elisa? Infatti. Ho visto. Ho visto. È una canzone ungherese? No, io sono ungherese. Ah, io adoro l'Ungheria. Che temperamento, che sangue. Paprika. Sì. Ma anche la signorina, pur non essendo ungherese, e quel libro alla rovescia. Permettete. Grazie. Il tenente dei lancieri. Ah, è un libro veramente... L'avete letto? No, no, io non leggo mai, ma leggono i miei compagni, fra camerati, allo stesso. Oh, ecco la mamma. Mamma. Signore. È l'ufficiale degli alloggi. Ma siete venuto per l'alloggio? Precisamente. Dovrei ispezionare le camere. Ma un semplice sguardo alla gentile padrona di casa e alle graziose signorine rende superfluo il mio compito. Fortunati i miei colleghi che saranno ospitati in una casa così... Infine, fra camerati, fa lo stesso. Tra poco giungeranno tre tenenti. Io sono il quarto. Nessun tenente, niente ufficiali. Nessun tenente. Vengo adesso dal comune. Ho barattato i quattro tenenti con un generale. Ma il borgomastro non può decidere in merito. Ah già, ma il borgomastro come braccio destro dell'ufficiale addetto agli alloggi? Ma l'ufficiale addetto agli alloggi sono io. Ah sì? Tanto piacere. Ma il borgomastro ha già avvertito il generale. È deciso. E noi? Nella casa accanto, dal negoziante di vini. Vini. Oh. Non è un alloggio molto... Sciutto. Grazie. Prego. Ma infine, fra camerati, fa lo stesso. Fa lo stesso. Ecco, arrivederci. Aveva proprio la pena di mutar d'abito. Un generale. Un vecchio generale. Hai trovato un bel partito per nostra figlia. Idiota! Oh.
Per una volta che avevamo avuto fortuna. Però simpatico quel tenente. È veramente... come dicevano? Ah sì, è veramente... Io sono venuto per l'alloggio. Ah, ma c'è un equivoco. Il borgomastro mi ha detto di venire. Ah, sono proprio dispiacente, ma questa villa è riservata al generale. Siete il generale voi? No, io sono il tenente medico, a seguito delle manovre. Tanto piacere e arrivederci. No, ma scusate, ma io... il generale avrà certamente bisogno della mia assistenza. Perché? È malato? Ma allora avrà bisogno anche di una dieta speciale. Come no? Già. Dottore, con me potete parlare liberamente. Fegato, eh? Sì, così. Ah, anche. E gotta, anche un pochino di gotta, eh? Un po'. A una certa età l'acido urico non risparmia neanche i generali. Dico bene? Benissimo. Abbiate pazienza, sia che corra subito ad avvertire la mia signora. Arrivederci, caro dottore, e tante grazie. Per me. Ciao, Agnese. 36, 37, 38. È un cuore capriccioso, diciamo. Agnese, che succede? Mi sono sentita poco bene. E il tenente medico... Ho un leggero malessere. Una cosa da poco. Infatti sei pallida e tremi anche. Nulla di grave, dottore? No, nulla di grave. Dove posso scrivere una ricetta? Di là, di. Ma cosa stai facendo? Sto tenendo i polli. Ma no, tutta questa roba. La torta via, niente zucchero. Cos'è questo? È il pasticcio di fegato. Ma niente pasticcio, troppo grasso. Ma insomma, vuoi spiegarti o no? C'è poco da spiegare. Il generale è sofferente. E chi te l'ha detto? Una cosina leggera e tutta cosa. Ma insomma... Hai capito? Va bene. Oh, a te, di. A te. Andiamo, vieni con me. Con i polli? Ma senza polli. Così va bene. Ecco la ricetta, signorina, che dovrete osservare scrupolosamente. Soprattutto per quanto riguarda l'ultima parte. Mattina e sera, dottore. Già, sì, mattina e sera. Dalla mela, mandiamo subito in farmacia. No, grazie. Dopo. Date a me. Ci penserò io. Fra un quarto d'ora la medicina sarà qui. No, non ti stancare. Accompagno io, dottore. No, non mi disturbate, signorina, andrò da solo. Mi raccomando che tutto sia in ordine. Chiudi bene le finestre. E che la camera sia ben riscaldata, hai capito? Tu, le coperte di lana. E la pappetta, gliel'avete preparata al generale? Ma sta zitta. Aspetta, zio. Vado a vedere se c'è ancora la carrozzina rotonda del nonno. Ma che... la carrozzella del nonno? Ma che nonno, ma che stupida. Il generale! Arriva il generale! Signora... Generale. Generale. Vi ringrazio, gentile signora, per la cordiale ospitalità. Faremo del nostro meglio per non disturbarvi. È per noi un vero piacere, signor generale. La vostra camera è pronta. Se volete riposarvi, per di qua. Oh, grazie. Soltanto una rinfrescatina. Io non riposo mai. Beh, acqua calda per il signor generale, Sofia. Calda? Sì. No, fredda. No, non è proprio il caso di... commettere imprudenze. Vai, Sofia, vai. Stai qua. No, di qua, vedrai. Apri qua. Generale, è di qua. Ecco, generale. Ecco. Molto bene. Molto bene, ma che caldo! Si soffoca! Permettete un po' d'aria, Prego, ma... la corrente è generale! Ah, io dormo sempre con la finestra spalancata, sempre estate e inverno, sì. Ma... e questo? Il caminetto acceso! Che esagerazione! No, bisogna spegnere! No, ecco un po' d'acqua, permettete! Ma, generale, le notti sono pericolose! Io sono abituato! Sì? Grazie! In quanto al cibo già disposto. No, non importa, io digerisco tutto. Anche i sassi. Anche i sassi va bene, ma col fegato bisogna stare attenti. Quale fegato?
Sì, noi siamo perfettamente informati della signor generale. Chi è stato ad informarvi? Ah, avete un tenente medico che prende un grandissimo interesse alla vostra salute. Sì, perché è stato il tenente medico a dirvi... Sì, sì, qualche cosina leggera, un po' di frutta cotta. Con la gotta non si scherza. La gotta? Sì. Ed è sempre il tenente medico che vi ha informati... Sì, sì, poverino, tanto caro. Permettete? Prego. Tenente! Tenente? Signor generale. Tenente! Agli ordini, signor generale. Tenente medico è qui? No, signore. Allora date ordini che da questo momento sia rigorosamente vietato al tenente medico l'ingresso in questa villa. Capito? Sì, signore. Bene. Oh, ma quel dottore... Mi dispiace. È proprio un camerata così... Oh, altro che siete... È un veterinario? Qui, ma Giovanotto, ma si può sapere cosa state facendo? Non capite? Io no. È un segno di riconoscimento. Qui giace il mio generale. Ah, benissimo. E l'avete inventato voi? Signor sì. Bravo, Giovanotto, siete un genio. Signor sì. Animale, anche le porte mi sporco. Ilka! Ilka! Hanno tolto i nostri cavalli dalla scuderia? E ve ne mettono degli altri. I cavalli. I nostri cavalli. Ah, questo poi non lo permetto. Ma che vuoi fare, Inca? Vedrai. Saltalo con i cagnolini. Opla! Colpo di un cannone. Ma fermatevi. I miei fiori, i miei poveri fiori! Sono così carini! Ma opla! Ma che carini! Andate! I cavalli stanno rovinando tutte le piante! Ho già visto! Tenente! Tenente! Agli ordini, signorina! Chi ha comandato di mettere fuori i nostri cavalli? Veramente, non io! E chi si è permesso allora? Ah, non so! Ma ecco, lo chiamo subito! Curtio! Curtio! È quello del bottone. Ha detto proprio Curtio. Curtio, la signorina è furibonda per i cavalli. Ah, davvero? Eccola. Non importa, lasciate stare. È proprio lui. Quale signorina? La signorina Ilka. Ilka? Aspettate, vi presento. Non occorre, ci conosciamo già. Ci conosciamo? L'anno scorso in conservatorio. Vi ricordate? Ma sì, Curtio, cerca di ricordare... Non siete venuto a trovare una vostra sorella in conservatorio? Sì. E non vi ricordate di nessuna ragazza in particolare, oltre vostra sorella? Ah, sì, ora ricordo. C'era una ragazza piccola, grassa, con un paio di baffi fenomenali. Questa non eri tu. E non avete osservato altro quel giorno. Eppure, ce n'erano di ragazzi in parlatorio. Sì, c'era tutta una falange di pesciolini da friggere. La signorina Ilka canta una deliziosa canzone. Devi sentirla, Curzio. Certo, sarò molto lieto di ascoltarla. No, non ho voglia. E poi ho mal di testa. Permettete? Volete accompagnarmi? Lusingatissimo. Quel vostro collega non è gentile. Provate. Certo, non è un tipo, come dire, così... come voi. Ecco. Come me? Scusate, la signorina mi sembra offesa. Le ho forse detto qualche cosa di spiacevole? Veramente, non so. Ma no, signore, ve l'ho già detto. Si tratta di un equivoco. La villa è riservata al generale. Prego. Al generale e al suo stato maggiore. Stato maggiore? Ma come? E voi sareste? Saremmo lo stato maggiore. Allora... Tanto piacere! Certo, siamo ben lieti di ospitarvi in casa nostra. Accomodatevi, venite, signore. Lo stato maggiore. Ho fatto un bel affare. Giulio, è un'imprudenza la tua. Perché non sei passato dall'altra porta? E non mi lasciano passare. È ordine del generale. Giulio, dimmi che mi vuoi bene. Signorina, volete lasciarci soli per un momento? Come volete.
Siete tornata per chiedere notizie della mia salute? Sì, signore. Eh? No, signore. Ed è sempre per la mia salute che siete venuto qui anche prima del mio arrivo? No, signore. Eh? Sì, signore. Tenente, non soltanto avete osato propalare delle menzogne inqualificabili sullo stato di salute del vostro generale. Fegato, gotta, acqua calda. Ma io non... Tacete! Ma vi siete introdotto qui di nascosto, di soppiatto, per compromettere una donna che per il posto che occupa è sacra, come la casa che mi ospita. Ah, signor generale. Tacete! La povera ragazza che avete appena conosciuta, non mi direte che avete l'intenzione di sposarla? No, signore. Passate subito agli arresti e non mettete mai più il piede in questa villa. Signor generale, io non ne ho colpa. Agnese, l'istitutrice, non aveva la dote prescritta per diventare la moglie di un tenente, e allora... E con questo, mia moglie ed io siamo rimasti fidanzati 7 anni, in attesa della mia promozione a capitano. Se siete un gentiluomo, fate altrettanto. Non posso, signor generale. Perché? Perché l'ho già sposata. No! Sì. Istitutrice! È mia moglie da un anno. Siccome erano 4 mesi che non ci si vedeva, allora... E basta! Dove andate? Agli arresti. Un momento! Tenente! Agli ordini. Circa al tenente medico. Tutto fatto, signor generale. Impedito al tenente medico qualsiasi accesso alla villa. Siete sicuro? Sì, signore. Cioè? No, signore. Ah. Il tenente medico passa gli arresti. Sì, signore. Qui in questa villa. Sì, signore. Divieto assoluto per il tenente medico di uscire da questa villa. Sì, signore. Siete sposato? No, signore. So. Oh, terribile, generale. Il generale. Ma generale è un uomo eccellente. Ah sì? Chi si contenta gode? Volete dirmi quanti ufficiali avremo a pranzo, signor generale? Credo 4, signora. No. Un momento, signora. Ci sarà anche l'aiutante in seconda. Ah già, allora 5. E il tenente medico? 6. Oh, benissimo, benissimo. Oh, dimenticavo il comando squadroni. Ah, oh, allora 7. No, diciamo 8. No, vi prego, non fate complimenti. Ma come? Oh, prego. E quindi è con un senso di vera gratitudine che io, a nome dei miei amati cittadini, saluto il più alto rappresentante delle giovani e valorose truppe lancieri che hanno onorato con le loro manovre il nostro paese in festa. E cedo la parola al concittadino ospitale. Non lo senti? Tocca a te. A me. Signor generale, signori lancieri, la mia caserma, no, la mia casa non è più mia. No, voglio dire che è tutta a vostra completa disposizione. E anche il giardino, oramai, anche quello è... E non ho altro da aggiungere. Bravo, bravo, bravo. Un discorso veramente... Ma qui non si mangia. Dottore, è così. Siete ammogliato? Io? No, veramente no, signora, io sono celibe. Ah, bene, bene. Dottore. Cos'è questo? Pasticcio di fegato. No, grazie, preferisco pollo. Scusa, ma lasciami in pace, capisco. Ti dispiace che ci abbia escluso dal pranzo? Non è per questo. Ah, allora Curzio, vero? Questa volta non deve averla sentita la scossa elettrica, il tuo lanciere. Smettila. Ilka, che vuoi? Ilka, ho deciso di confessarti tutto. Di che si tratta? Questa mattina, quando tu mi hai parlato dell'amore a prima vista, io ti ho detto che non ci credevo. Ebbene? Voglio dirti che ora ci credo. È proprio come dicevi tu, sai. Si incontra una persona per la prima volta e tutto un tratto è come se ci si fosse sempre conosciuti. Magnifico. Ma non dire sciocchezze. Non esiste l'amore a prima vista. Ma tu questa mattina... Stamattina. Ma ora c'è un uomo in questa casa che odio in un modo. Il generale. Ma che generale? Non sei il vice tenente. Non gli basterà la vita per diventare generale. Ah, Curzio? Sì. Ma voglio che cadi i miei piedi. Devi credere che io sono innamorata di lui. Ma in che modo? Ho un'idea. Gli uomini sono tanto vanitosi e credono a tutto quello che
diciamo noi donne. Ma Ilka, dove hai imparato tante cose? Ma mio Dio, sono stato in convento, lo sai. È un gioco pericoloso. Se lui si innamora veramente di te. Peggio per lui. È appunto questo che voglio. Mi dispiace che la nostra presenza abbia turbato la pace familiare. Ah, oh, figuratevi, anzi. Che vi fare, generale? E le signorine? Le graziose signorine? A quest'ora sono già a letto, dormono. Ma no, vanno a letto tardissimo. Allora vi prego di invitarle fra noi. Ma linda cara, prendi il mio posto, va, guarda. Signorina Ica, prego. Ma no. Quell'altra signora, cioè signorina. Ma l'istitutrice è ammalata, poverina. Oh, davvero? Ma come, c'è un ammalato in casa e ve ne restate qui? Vado subito, signor generale. Bravo. Un momento, Elisa, vai ad accompagnare il dottore. Vai, vai. Oh, ma ormai Agnese si sente bene. Signorina, dopo una visita del dottore si sentirà molto meglio. Non è un dottore, è un professore. È con il cuore riboccante che io torno per... Ma vi sembra questa l'ora per una visita di dovere? Io, con permesso. Signorina, signorina... Sono per voi. Oh, grazie. Quando tutti dormiranno metterò un lume alla finestra e tu potrai salire. Non farti scorgere. Questi fiori li ho raccolti io. Tornerò quando saranno appassiti. Me lo permettete? Oh, io sì, ma mio padre. Andate, andate ora. Sì, ma io aspetto fuori. Sì, ma andate, andate. Io aspetto in giardino, non mi muovo. Tenente dei Lancieri, mi pare di averlo letto. Ah sì, interessante, vero? Peccato, manca l'ultima pagina. Come vanno a finire lui e lei? Si odiarono per tutta la vita. Più interessante del solito bacio finale. Ah, signor Gastone, dove eravate? Il mio pensiero era con voi, signorina. Ho cercato dappertutto. Davvero? Non volete più ballare con me? Certo. So che siete un ballerino molto... Domani canterò per voi.
vengono da... Ah, che brio, che animazione, che onore per il paese. Ah, figuratevi per me poi. Raccoglieremo certamente i frutti. Lo temo anch'io. Permettete, generale. Prego. Dottore, che cosa ne pensate del matrimonio? No, io veramente... Proverò a pensarci questa notte. Bravo, pensateci bene. Sì, signor generale. Curzio! Cosa c'è? Curzio. Sono innamorato. Bravo. Dirca? E come hai fatto a indovinarlo? Non importa. E lei? Domani canterà per me, non hai sentito? Di un po', credi che suo padre acconsentirà? Beh, domandaglielo. Ma è a Budapest. Telegrafa. Magnifico, telegrafa, non ci avevo pensato. Guarda, puoi fare così. Sì. Può ufficiale di buona famiglia. Stop. Agiato. Stop. Ambire mano vostra Ilka. Stop. Sì. Si potrebbe anche aggiungere di aspetto piacevole. Stop. Elegante. Stop. 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 Beh, tre parole in più. Capisci, io in certi casi non vado a spese. Beato te. Andiamo. Il padrone di casa dove sono? Sono andati via tutti? Sì, signor tenente. Beh, allora buonanotte. Ciao. Telegramma. Ah. Ma io dove dormo? Rivolgetevi all'ufficiale addetto agli alloggi. Ah. Ma l'ufficiale addetto agli alloggi sono io. Ah, sì. E allora qual è la vostra camera? No, non ci ho mica pensato. Penso che questa notte potresti sentirti nuovamente male. Ah, no. Anzi, mi sentirò benissimo. Credo che sarà molto meglio che tu vada a dormire nella camera delle ragazze. Ma no. Sì, vieni, Agnese. Non vorrei disturbare. Ma nessun disturbo. Non dormirei tranquilla se ti sapessi sola. Vieni. Viva! Cosa fate qui? E voi? Ragione di servizio. Alto là, alto là! Ah, ho capito. Sono di servizio anch'io. Trombettiere, suona la carica. Tenente. Trombettiere, suona la carica, ho detto. Parte vostra di essere venuta tra di noi. Non sono stata io, è stato il mio cavallo. Ah, buongiorno. Tromba. Ah, di nuovo qui? Volete dire al vostro soldato di smetterla con quella tromba? Vi dà fastidio il suono? Non a me, al mio cavallo. Mi pare di avervi già detto che è un cavallo militare. Ah, e il suono della tromba lo fa tornare in fila. Già, non lo sapevate. No, non lo sapevo, scusate tanto. Tromba, al! Buongiorno. Buongiorno. Claudio, ho una grande notizia da darti. Sono finite le manovre. Oh, ci mancherebbe altro. Eccola là, la notizia. Tu, guarda. Vi dico che è qui fuori. Ma papà non lo lascerà nemmeno entrare. Lasciate fare a me. Voi aiutatemi con Agnese. Ed io vi aiuterò col farmacista. D'accordo? D'accordo. Il tenente medico. Proprio lui. È innamorato cotto della nostra Elisa.
E come lo sai? Oh, noi madri abbiamo un fiuto speciale per certe cose. Scusate, dottore, le anguille le preferite marinate o in bianco? Le anguille? Ma veramente io... Ho capito, in bianco. Grazie, signora. In bianco. Tenente, chi ha fatto suonare la carica? Io, signor generale, avevo posto nemici in vista. Quanti? Uno, immediatamente respinto, signor generale. Bene. Cosa fai? Sei di guardia? Aspetto lei. Lei? Chi lei? Paprika, Ilka, no? Ah, non è ancora rientrata? No, non è nemmeno uscita. Ne sei sicuro? Figurati. Oggi deve cantare per me. Mi pare già di sentirla. Eh? Coglimi come un fior, credimi, sentimi, voglia ma, donami un attimo per sognare. Principe azzurro, sovvieni da me, amiamoci, io vivo per te. Cantato per voi. Come? Avete detto ieri che avreste cantato per me? Canterà nuovamente per tutti e due. Con permesso. Oh no, non disturbatevi. Oggi sono io che ho mal di capo. E restate chiuso qui. Oh, ma con il mal di capo bisogna andare fuori all'aria aperta. Fa molto male. No, non molto. Volete venire in barca con me? Vi farà bene. Come volete. Andiamo. Un momento, dimenticavo. Ho già promesso al tenente di andare in barca con lui. Con me? Ma io non ricordo. Oh, tenente, invitate una ragazza a fare una gita in barca e ve ne dimenticate. È vergognoso. Oh, sì. Ora che ci ripenso, ricordo benissimo. Sono desolata. Sarà per un'altra volta. Desiderate su una camomilla per il tenente. Ho un mal di capo. Grazie, non ho bisogno di nulla. Buongiorno. Le mare. Oh, come un pesce. Bravo. E allora andiamo. Mia. Senti, se dovesse arrivare qualcuno, io farò un segno col fazzoletto così. E con il cuore veramente grato che io... Ah, no. Sbrigati. Signorina. Oh, siete voi? Sì. E voi come mai da queste parti? Ma io, vedete, forse non ve l'hanno detto. Abito qui. Ah già, è vero. Vedete? Grazie. Grazie. Ne ho abbastanza di dormire nella stanza di Ilka. Ha un sonno che è una piuma. Ma è possibile che marito e moglie non si possano trovare soli un momento? Questa sera, durante la festa. Con tutta la gente che ci sarà in casa. Nel parco, non in casa. La villa sarà vuota. Ti aspetterò nella mia stanza. Sono suonati 4 colpi. 4. Ieri a quest'ora io pensavo ad una persona. Uomo o donna? Uomo. Oh. Oddio, no, non proprio uomo. Ecco. Oh cielo, il segnale. Che succede? Se non vi dico subito quello che ho da dirvi, io forse non lo farò mai più. E ditelo. Non ci riesco. Non ci riesco. Ma come faccio a farvi capire che... Forse ho capito. Ah, allora se hai capito, io corro subito a dirlo ai tuoi genitori. Giulio. Grazie. E di che? Il nostro primo figlio lo chiameremo con il tuo nome. A Venezia, invece, i gondolieri remano così. Tutti gli sposi ci vanno in luna di miele. Come dice quel proverbio italiano? Vedi Venezia e poi muori. E voi andrete a Venezia in luna di miele? Se farà piacere alla donna che mi sposerà. A questo proposito vorrei dirvi una cosa.
Importante? Importantissima. La cosa più importante della mia vita. E allora ditela presto. Sono ansiosa di sapere. No, 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 non voltatevi, ve ne scongiuro. Se mi guardate con quegli occhi non avrò mai il coraggio di andare avanti. E va bene, non mi volterò. Fino a che non avrò detto tutto, me lo promettete? Ve lo prometto. E allora? Ecco, signorina Ica, io... Io aspetto sempre, signor Gastone. Posso parlarvi in confidenza, dottore? Certamente, signora. La mia figlia Elisa non mi ha detto niente, ma l'occhio di una madre è chiaro, vede tutto, so tutto. Tanto meglio. Ecco, sento, credo che mia figlia sarà felice. Credo anch'io, signora, sposa un bravo giovane. Non so che mi tenga da saltargli al collo. Ma signora, io non ho fatto assolutamente niente. Sì, sì, capisco, avete ragione, bisogna che io non sappia nulla. Aiuto, aiuto, aiuuto. Cos'è, cos'è accaduto? Un uomo in mare. Cos'è? Sì, sì, un uomo in mare. L'hanno portato nella villa. Ma... il mare. Successo. Poteva anche affogare. Per carità, affogare in un metro d'acqua. Questa dei panni caldi. Sì, subito, asciuga sta roba. Il farmacista. Onorevole signore, vengo da voi con il cuore riboccante. Lo so. Le parole che sto per dirvi non vi meraviglieranno se vi compiacerete di dare uno sguardo a questi miei poveri fiori. Ecco, io... fin dai primi anni della mia giovinezza... No, caro, conosco la storia della vostra giovinezza, ma non ho tempo. Ah, ma dovete ascoltarmi perché... No, non posso. Abbiamo degli affogati in casa, con permesso. Buongiorno. Degli affogati. Onorevole signora. Ah, siete voi? Sì, sono io che vengo con il cuore riboccante. Dato che siete farmacista, si deve dare del tè di sambuco o di camomilla a un affogato? Oddio, se è affogato, oramai fa lo stesso. Lo dicevo io, è naturale, si intende. Ti dovevano fare subito la respirazione artificiale, così. La signora? Ecco, con un tè bollente tutto passerà. Grazie, grazie signora. Oh, vi siete raffreddato. Benedetti ragazzi, non capiscono che non bisogna bagnarsi, altrimenti ci si raffredda. Io chiedo scusa per il disturbo. Ma ora sto meglio. Bene. Saluto. Se permettete, torno a casa. Cioè, non ho casa. Cosa dici? Non ho casa! Non t'arrabbiare, stai calmo, stai calmo. Mettete questo per ora, forse vi starà un po' largo. Andiamo, andiamo, lasciamo che il tenente si vesta. State tranquillo, qui non verrà nessuno. È meglio, perché non sono molto... Shoot. Salute. No, volevo dire, non sono troppo elegante. Una rana nell'acqua. E tenente? Quale? Quello che è caduto nell'acqua, dov'è? E questo è Gastone, il brillante tenente dei lancieri. Chi è? Chi è? Sono io. Ah, un momento! Come va il nostro affogatino? Tenente? Non c'è male. Dio, che voce! Ma cosa fate là dietro? Niente. E allora uscite fuori? Non posso. Non sono molto... Io ero curiosa di sapere che cosa avevate da dirmi di tanto importante in barca. Che tipo? Lasciarmi sola in mezzo all'acqua. Signorina, non prendetemi in giro. E allora, questa cosa importante, volete dirla o no? Sì, se mi promettete di restar seduta. No, di spalle. Ancora? E va bene. Ora che siamo sulla terraferma, non ho paura di perdervi. Ecco, brava, così. No, non vi voltate. Guardate sempre davanti a voi. Brava. Non guardate. Signorina Ica. Io devo dirvi che vi amo.
Permettete che come segno del mio amore io deponga un bacio, un caldo bacio, sui vostri capelli. No! Io vi amo! Non è possibile! Scusate, ma non riesco! Signorina Elka! Vivrete fino a 90 anni. E la linea di Venere, signore? La linea di Venere? È spezzata. State per correre un grave pericolo. Acqua. Vedo acqua. Già fatto, signore. E dopo, signore? Signor tenente. Signor tenente. Lasciami in pace, animale. Signor. Ecco. Una notizia improvvisa sta per sconvolgere la vostra esistenza. Signor tenente, si può sapere che vuoi? Telegramma, urgentissimo. E aprilo, non mi secare. E questa notizia è buona o cattiva? Misteriosa. Alleanion zereti. Cosa hai detto? Zereti. Dici così, animale. Chiedo scusa, signore. Alleanion zereti. Che idiota. Non hai capito che è un telegramma cifrato? Dovevi portarlo al generale. Ma signor... Taci! Tene... Signor sì. Così potrai passare anche senza biglietto. Ma mi raccomando, aria marziale. Devi sembrare un ufficiale o un farmacista. Elisa, ti aspetta laggiù, accanto al padiglione. Appena vedete mia figlia e il dottore soli, avvicinatevi e portate il discorso sul matrimonio. E perché proprio io? Ma il dottore è un timido. Se qualcuno non gli avvia il discorso, da solo non avrà mai il coraggio di dichiararsi. Forse non gli piacerà Elisa. Non gli piace! E come lo sapete? Guarda come la guarda! Se la divora con gli occhi! Ah sì, se la divora. Lasciate fare a me. Gli parlerò io al dottore di matrimonio. Bravo. Un telegramma cifrato. Dov'è il generale? Ecco. Signor generale, un telegramma cifrato. Mi sono permesso di aprirlo. È stato benissimo perché è diretto a voi. No, a me? Viene da Budapest. Ah! Così, avete bevuto? Sì, signor generale. Ma acqua. Thank you.
cosa fate in un posto così deserto? Una donna capricciosa mi ha dato uno strano convegno qui. Ah, allora non voglio disturbare. Ora restate pure. Non crederete davvero che io prenda certe cose sul serio. Ha un profumo delizioso. Voglio conservarlo per ricordo. E pensate che sia uno scherzo? Ah, ne sono certo. Infatti, nessuno è apparso. Perché non siete voi? Io? Non ci mancherebbe altro. Siete un bel presuntuoso. Eppure il luogo è proprio questo. Non c'è dubbio. Potete leggerlo voi stessi. Nel padiglione di Cupido. Come fate a sapere? Sta scritto così nel biglietto. Non t'ha scritto proprio niente, vi ho dato un foglio bianco. Dunque conoscevate il biglietto? Sì. L'ha scritto una mia amica. Un'amica che voleva forse attaccarmi un altro bottone? Bottone o no, non vi rivelerò di certo il suo nome. No, non ve lo chiedo. Ecco, riconsegnatelo alla vostra amica. Stia tranquilla, non parlerò con nessuno. Ma consigliatela però di stare in guardia un'altra volta. Buonasera. Signor Curzio, voglio dirvi la verità. Del resto voi l'avete già indovinata, anche se siete stato tanto generoso di non farmelo capire. Il biglietto l'ho scritto proprio io. Sono stata una sciocca. Beh, non parliamone più. In ogni modo mi sarà servito a conoscere un vero gentiluomo. Diciamo un amico invece di un nemico. Nemico? Sì, perché in questi giorni mi avete trattato come tale. Curzio! Curzio! E Gastone? È bene che non mi vedano qui. Ascolta, Curzio? Eri in compagnia di una donna? Scusami tanto. Ma no, sbrigati, cosa vuoi? Il telegramma, la risposta del padre di Mica. E cosa dice? A saperlo, caro, in ungherese. Speriamo che dica di no, eh? Capirei dopo il fiasco di oggi. Beh, fallo tradurre, poi si deciderà. Sì, lo faccio tradurre. Alle agnone. Siete ungherese? No. Ma conoscete la lingua ungherese? No. Siete veramente... Agnese. Spiegami prima cosa c'entra te, Elisa. Elisa? Sì, Elisa. Elisa. Cosa c'entra Elisa? La divori con gli occhi, eh? Io? Scusiamo, Agnese. Sempre questo è il momento di farmi una scena di gelosia. Ilka! Ilka! È mio zio! Oh, vi prego, entrate qui! Oh, scusate. Ilka! Beh, cosa fai qui solo? Niente. Chi è nel padiglione? Nessuno. Lascia vedere. Non si può. C'è una sorpresa per te. Che sorpresa? Domani non è forse il tuo compleanno? Eh. Ebbene, c'è la sorpresa per il tuo compleanno. Meno male. Voi? Perché la banda ha smesso di suonare? I suonatori sono spariti, signor generale. Tenente! La signorina Ilka non si trova, signora, e neppure la signorina Elisa. Manda Anna a cercarle. Dite al tenente medico di venire qui. Non si trova, signor generale. Chiamate il mio aiutante. Signora. Signora, Anna non c'è. Chiama la cuoca! L'aiutante è irreperibile, signor generale. Allora l'aiutante in seconda. Sì, signore. Nessuno sa dove sia andata a finire la cuoca. Ma cerca la signorina Agnese. E neppure lei si trova. Mamma, insomma. Nessuno dei due si trova, signor generale. Ma sono spariti tutti. Tromba! Suonata la donata. Io lo sapevo che neanche questa volta... Ma cosa è successo? È la tromba. Padiglione solo con un uomo. Ah, era questa la sorpresa per il compleanno. Ma zio. Chissà cosa mi preparerai per l'onomastico poi. Oh, povero me. Ora puoi andare.
comandate voi. E così vi presentate al vostro generale. E non sapete salutare? Buonasera, signor generale. Buonasera. Buonasera. Come? Anche voi siete ufficiale? Sì, è molto... Siete, amico mio, sì. Buonasera. Io non ho voluto credermi. È una vergogna. Oh, non vi preoccupate. Un caso disgraziato vi ha compromesso, ma il rimedio c'è. Andrò da vostro zio e gli chiederò la vostra mano. Davvero? Si intende che voi rifiuterete. Come? Sì, perché così nessuno potrà farmi il minimo rimprovero. Sarò un onesto pretendente, respinto, infelice. Ma e poi? E poi cosa? Sì, dico, voi cosa farete? Io? Oh, io partirò. Partirò con il mio squadrone. Non preoccupatevi, vi prego. Signor Claudio. Che c'è? Signor Claudio. Ho l'onore di chiedere la mano di vostra nipote Hilda. Ah, oh, se è così? Hai sentito? Hilda, cosa rispondi al tenente? Accettate. No. Eh? Grazie, tenente, ma non posso accettare. Ma dico, ti rendi conto? Sento di non amare il tenente. Ma dico... Ed io che m'ero illuso. Sento che ne soffrirò, signorina. Ma se mi sarà dato, cercherò di sopravvivere. Addio. Ma, tenente! Tenente! State tranquilli. Non mi ucciderò. Signor Claudio, addio. Ma quello è capace di sopprimersi, qui, a casa mia. Hilda! Hilda! E se si uccidesse? Lui, ma fa il piacere! E così Hilda ha rifiutato anche il quarto partito, capisci? Non ho altro da pensare io. Canaglia d'un dottore. Ingannare così quella povera Elisa. Quella povera anima innocente. Ma chi ti ha detto? Chi ti ha detto che il dottore amava Elisa? Ha forse parlato con la ragazza? No. È questo che mi manda in bestia. In fondo, se parlasse, vi si potrebbe perdonare la scappatella. Ma se non parla? Basta, basta. Non voglio più sentire nessuno. Ne ho abbastanza delle manovre di Hilda, della festa, di qualcosa del borgomastro. Oh, andiamo a letto, eh. Dai, tu non pensi che a dormire? Dormi sempre, tu. Fatti dormire. Sono vuoti. Ma hanno smontato tutto, anche la tenda. Allora sono andati via. Sì, sì, via, con tutti i loro cavalli. Oh, che peccato. Ora che... Martino, è vero che sono partiti gli ufficiali? Sì, signorina. Martino, ma torneranno? Non credo. Non hanno lasciato nemmeno il corpo di guardia. Ah, brave, eh? Brave. Dunque ti siamo divertiti ieri sera, eh? Tu con un soldato e tu con un altro. Ma non era un soldato, signora. Quello era l'attendente del generale. E il mio sarà presto caporale. Eh sì, ma il mio è anche lanciere. Ma fa il piacere. Basta, basta. Siete licenziate tutte e due. Signora. E venite via subito. Vi prego, ascoltate. Voi non mangiate? Io? Anna. E tu? Nemmeno io. Io invece ho un appetito formidabile stamattina. Signorina Agnese, dopo quanto è avvenuto questa notte siamo costretti a privarci di voi. Io non so cosa vogliate alludere, signora, ma immagino che non sappiate tutto. Signorina, non mi fate parlare, so anche troppo. Va bene, signora. Ma zia, Agnese! Dita tu! Partiti, capisci? Si è ringraziato il cielo. E tu, povero angelo innocente. Che c'entro io? Come rassomigli a tua madre. Magari il cuore ci si spezza. Ma non una lacrima, povera creatura mia. Ma tu piangi? No,
ho soltanto un po' di male agli occhi. Deve essere nell'aria. Anch'io male agli occhi. Sì, è proprio per questo sembra che abbia pianto. Certamente per questo. Mentre siamo così contente. Oh, così contente. Come nessuno potrebbe essere. È strano, sai? È molto strano. Oh, Agnese. Signorina Ilka, non potreste mettere voi una buona parola per non farci licenziare? Non posso. E nemmeno io. Buongiorno. Volete annunciarmi al signor Claudio? Non posso. E nemmeno io. È successa qualche disgrazia. Sembra impossibile. Io capito sempre nei momenti difficili. Tornerò più tardi. Avanti, carica! Obbligati a partire questa notte per la manovra finale, ma siamo ritornati per ringraziarvi della gentile ospitalità. Ah, non siete tornato per restare? Oh, mi dispiace tanto. Era un vero piacere per voi avervi qui in casa nostra. Accomodatevi, sono subito con voi. Mi hanno cacciata via. No, Giulio, no, in questa casa non ci posso più restare. Va bene, tu verrai via con me. In quanto la signora Sofia... Che vuoi fare? La ringrazierò come si deve. Il giovanotto mi ha chiesto in questo momento la mano di Elisa. Signora, io avrei qualche cosa da dirvi. Oh, finalmente vi siete deciso. Era tanto tempo che desideravo abbracciare mio genero. No, ma cosa fai? Ma è lui che vuol sposare Elisa. Ah, siete voi, caro. Era tanto tempo che desideravo abbracciare mio genero. Oh, l'ha capita finalmente. Oh, nuvole d'or nel sogno d'amore. È abbastanza robusta. Ero venuto per un favore. Di che si tratta? Se avete ancora quel bottone, vorrei pregarvi di ricucirlo. È solo per questo. Rivolgetevi alla mia cameriera. Sentate. E allora addio. E per sempre. Lo aspetterai qui, il tuo Giulio. Grazie.
smetterla con quella tromba. Tromba! Sapete? Ho trovato il finale del romanzo. Ecco. È mio padre! Gastone! Gastone! Telegramma! Ecco il telegramma. Se mia figlia ama l'ufficiale, acconsento. Avevi pensato anche il telegramma? No, veramente ci avevo pensato io. Ma fra camerati, fa lo stesso.